Senti, un po' di emozione. Avete Bolognino a presentare il Comune di Modossa per qualsiasi sera devo ottenere la presidenza dell'Assemblea come previsto dallo statuto. Innanzitutto presento la dottoressa Munda Fernanda, la segretaria di Villa d'Ossola, che ringraziamo perché in base alla legge del Rio è qua presente in rappresentanza, diciamo, dei segretari per tenere la legalità della seduta. E ringraziamo anche Deborah Coridori che su mia richiesta ha stampato per tutti i consiglieri dell'Unione lo statuto, così che ho trovato nella vostra cartelletta e per la loro disponibilità. Iniziamo con l'appello che la segretaria farà subito la proclamazione. Sì, mi ricordo di dire, per rispetto di tutti, che sono in ordine alfabetico secondo il comune di elezione. Bonfadini. Sì, sì. Carigi. Tibaldi. Presente. Sandretti. Presente. Rondinelli. Presente. Bolognini. Presente. Presente. Francini. Presente. Orri. Presente. Bruno. Presente. Cigala Fulgosi. Presente. Lana. Presente. Medali. Presente. Monti. Sì, presente. Sonzogni. Presente. Colombo. Sì. Bartolucci. Presente. Borghi. Presente. Magistris. È assente. Sgro. Sì. Presenti 16 su 19, possiamo iniziare con la seduta. Il primo punto dell'ordine del giorno, la convalida degli eletti. E sì, dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione Montana di Comune, sono presente la seduta il consigliere Bologna Davide, il quale con consiglio del segretario di stare l'argomento al posto dell'ordine del giorno. Sempre sì, dell'articolo 7 dello Statuto, seduta di insediamento del Consiglio, la convalida dei consiglieri in rappresentanza dei 17 comuni con l'aggiunta dei due rappresentanti delle minoranze, i quali vanno a comporre il Consiglio dell'Unione. Costituisce il primo necessario adempimento al quale è chiamata la nuova costituita Assemblea, ai fini della sua piena legittimazione, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione Montana di Comuni. Si tratta perciò di inserire i nuovi rappresentanti attraverso questo specifico provvedimento, che ottiene essenziale alla verifica dell'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità ricoprire la carica di consigliere dell'Unione, ricordando l'applicabilità di parte delle norme del testo unico 267-188-2000 e seguenti. Parte prima, titolo terzo, capo secondo, articoli dal 55 al 70, integrante del riscontro delle condizioni di legittimità dei provvedimenti comunali, nonché delle risultanti di esito delle elezioni dei due rappresentanti delle minoranze, avvenuta mercoledì 3 settembre 2014 alle ore 18, ai sensi delle previsioni contenute nello statuto dell'Unione. L'istruttoria effettuata dal segretario non ha evidenziato cause costantive alla convalida, per cui salvo eventuali fatti non a conoscenza degli uffici si può procedere ai minori. Leggo i rappresentanti dei comuni. Bagno Anzino, Pierfranco Bufandini. Beura Cardezza, Davide Carelli. Carasca Castiglione, Silvia Tipaldi. Cecco Morelli, Fabio Sandretti. Crevola d'Ossola, Giovanni Rondinelli. Domo d'Ossola, Davide Bolognini. Druoni, Giovanni Francini. Macugnaga, Italo Costantino Corti. Masera, Michele Bruno. Ornavasso, Filippo Cigala Fulcuoso. Piedi Mulera, Alessandro Lama. Pieve Vervolte, Maria Grazia Metà. Premosello Chiovenda, Giuseppe Monti. Manzoni con San Carlo, Claudio Fiscio. Viganella, Giuseppe Colombo. Villa d'Ossola, Marzo Bartolucci. Bogogna, Enrico Bocchi. Per le minoranze, minoranza numero 1, Piera Magistris. Minoranza numero 2, Fausto Sgro. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al secondo ordine, all'ordine del giorno.
riscontro dell'avvenuta approvazione dello statuto da parte del Comune di Monteschino e conseguente adesione all'Unione Montana delle Valli dell'Osso, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 1 dello statuto, con valido del consigliere eletto dal Comune di Monteschino. Riscontro dell'avvenuta approvazione dello statuto da parte del Comune di Monteschino e conseguente adesione alla Unione Montana delle Valli dell'Osso, ai sensi del comma 16, articolo 1 dello statuto, con valido del consigliere eletto dal Comune di Monteschino. Salto l'appello perché l'abbiamo appena fatto dei presenti. Richiamata la deliberazione numero 8 dell'8/6/2013 del Consiglio dell'Unione Montana delle Valli dell'Osso, con la quale si accoglieva la richiesta del Comune di Monteschino di entrare a far parte dell'Unione predetta, richiamati altresì i commi 15 e 16 dell'articolo 1 del vigente statuto dell'Unione, in particolare questa serie, il comma 16 che recita: l'adesione del nuovo comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Avvenuta approvazione dello statuto dell'Unione da parte del comune entrante, si intende automaticamente aggiornato l'elenco dei comuni di cui al punto 1 del presente articolo. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Monteschino numero 18 del 5 novembre 2003 di approvazione dello statuto dell'Unione, chiamata infine la deliberazione del Consiglio Comunale di Monteschino numero 19 del 21 agosto 2014 di nomina dei propri rappresentanti all'Unione, specificatamente il signor Dario Ricchi per la maggioranza, nulla avendo da rivelare sotto l'aspetto delle condizioni di elegibilità del rappresentante sul setto comune, ritenuto di procedere in merito. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanime. Invitiamo il signor Dario Ricchi a sedersi fra noi. Grazie. Colgo l'occasione per comunicare, mi dice la segretaria, che il Comune di Re, seguendo alla lettera lo statuto, ha comunicato prima del 30 di giugno la sua fuoriuscita dall'Unione Montana dei Comuni e quindi non ha eletto, come mandando una lettera, il proprio rappresentante in Senato. Passiamo al punto 3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Giunta. Approvazione del documento programmatico ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e 14.3 dello Statuto. Passo la parola al candidato Presidente Marco Bartolucci. Grazie Bolognini e grazie a tutti per la vostra presenza. Questa sera la prima votazione, l'approvazione di questo documento programmatico e della costituzione del nuovo organismo esecutivo della nostra Unione. Una giunta formata da 8 persone, quindi insieme a me sono candidati Filippo Cigala Fulgosi alla carica di vicepresidente, Giovanni Rondinelli, Enrico Borghi, Gianmauro Bertoia, Flavia Bianchi, Giuseppe Colombo e Giovanni Francini. Nel rispetto dello statuto, le persone che ho nominato sono membri degli esecutivi dei loro comuni, quindi sono sindaci, vice sindaci, assessori all'interno dei loro comuni. Sempre nel rispetto dello statuto, la composizione della giunta intera rispetta quello che ci siamo prefissi durante la fase di redazione dello statuto al comma 4 dell'articolo 17, in cui avevamo espresso la volontà che le giunte dell'Unione rappresentassero le varie dimensioni demografiche del comune. Quindi abbiamo previsto per statuto che fossero rappresentate almeno due comuni al di sopra dei 3.000 abitanti, due comuni al di sopra dei 1.000 abitanti e due comuni al di sotto dei 1.000 abitanti. La composizione che vi ho appena annunciato rispetta questi requisiti. Per quanto riguarda il documento programmatico, è un documento abbastanza succinto, perché comunque si tratta di un primo insediamento che in realtà conosciamo
la storia diciamo, di questi ultimi due anni dell'Unione Montana. Un'unione nata sulla base della volontà di superare il precedente livello di governo di secondo grado degli enti locali, superando quindi le comunità montane e istituendo l'Unione Montana. In realtà si sono purtroppo diciamo inceppati alcuni meccanismi dal punto di vista normativo. Viviamo in un momento di grande incertezza normativa che di fatto ha un po' imbrigliato quello che doveva essere un processo di rinnovamento degli enti locali, un processo di diciamo, miglioramento della gestione dei vari territori a livello di gestione locale. Questo ha fatto sì che anche la nostra unione diciamo, è passato almeno l'ultimo anno cercando di trovare i modi migliori per dialogare anche con la ancora esistente comunità montana e per definire quello che è il percorso anche di attribuzione delle funzioni fondamentali che per legge è previsto che vengano poi svolte in maniera associata. Il documento programmatico quindi racchiude in sé un po' i punti principali di questa missione che abbiamo come Unione Comune, ovvero quello di rispondere a queste nuove sfide che la normativa ci pone, quindi in primis quello di esercitare congiuntamente le funzioni fondamentali dei comuni, così come è previsto dalla norma. Ricordo che quest'Unione dei Comuni è già titolare di alcune funzioni fondamentali delegate da alcuni dei comuni che per legge ne sono obbligati, e che entro la fine dell'anno dovrà essere in grado di rispondere a quello che sono le esigenze degli enti che fanno parte di questa unione in termini di svolgimento sociale delle funzioni, che per legge devono essere svolte o attraverso una convenzione tra i comuni oppure attraverso una delega all'Unione dei Comuni. Un altro punto fondamentale del mandato che ci proponiamo di portare avanti riguarda sicuramente lo svolgimento delle funzioni montane che oggi attribuite alle comunità montane. Come dicevo prima, non è ancora terminato il percorso di riforma degli enti locali, per cui sappiamo che le comunità montane sono ad oggi commissariate, quindi sarà nostro compito intavolare al più presto insieme ai rappresentanti delle altre unioni montane ad oggi riconosciute, ad oggi già formate, intavolare con il commissario della nostra comunità montana un confronto serrato rispetto a quella che è diciamo, il proseguio della cessazione di questo ente. Un ente che ha ancora in sé sia i dipendenti sia i beni patrimoniali e strumentali. Quindi dovremo al più presto arrivare a una definizione attraverso un confronto tra di noi, attraverso un confronto con il commissario, attraverso la formalizzazione di una proposta concreta alla regione della definizione di questo percorso, in modo da poter dare al più presto gli strumenti necessari alle unioni montane per poter proseguire nel loro percorso. Sicuramente avremo il compito di esercitare anche le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione e tutela in qualità di agenzia dello sviluppo che fino ad oggi ha svolto la comunità montana. Ma soprattutto le sfide che abbiamo di fronte sono sfide che diciamo, attengono alla sfera amministrativa quotidiana dei nostri enti. Noi sappiamo che questa Unione Montana è nata anche dalla volontà di quattro comuni che di nostro non hanno l'obbligo di aderire a Unione Montana. Questi quattro comuni, essendo comuni dalla dimensione demografica al di sopra dei 5.000 abitanti, non avevano l'obbligo di entrare a far parte di Unione Montana, ma hanno deciso di aderire comunque a questo progetto. Questi comuni sono il comune di Villanossola, evidentemente il comune di Novodossola, il comune di Ormavasso e il comune di Novodossola. La sfida che abbiamo voluto raccogliere è proprio quella di rimanere uniti in questo territorio
per affrontare quello che ci si pone come sfida rispetto al prossimo futuro, ovvero quello di creare le condizioni per, riformando la gestione di secondo grado dei nostri enti, quella di affrontare il percorso di modifica sostanziale, di crescita del nostro territorio, che riesca a portare il nostro territorio verso un futuro decisamente migliore rispetto a quello che fino ad oggi conosciamo in termini economici, in termini di vivibilità del nostro territorio, in particolare per le zone montane. Abbiamo un'opportunità che dobbiamo essere nelle condizioni di sfruttare nella maniera migliore. Sappiamo che questo Unione Montana sta lavorando da circa un anno e mezzo alla candidatura per un progetto interministeriale che è denominato le aree interne. La candidatura che è stata fatta a dicembre del 2012 da parte di questa Unione Montana ha proprio il fine di essere individuati come una delle aree in Italia, una delle 20 aree in Italia, una per regione, che verranno riconosciute come aree interne, ovvero come aree in forte difficoltà, con un forte spopolamento, con un forte calo demografico, con una forte crisi del loro territorio. L'essere riconosciuti come area interna porrà quindi le basi per poter essere destinatari e poter concorrere a tutta una serie di bandi e finanziamenti che a livello europeo verranno messi a disposizione a partire dal 2014 fino al 2020 nelle varie programmazioni economiche. È una sfida molto importante, siamo consapevoli dell'importanza che ha per il nostro territorio questo tipo di sfida. Abbiamo preparato questo appuntamento che riteniamo fondamentale nella maniera che riteniamo più opportuna, e abbiamo due appuntamenti importanti di fronte a noi. La concretizzazione di un convegno che ci sarà appunto domani mattina al Castello di Bogogna, e poi un incontro con una delegazione del Ministero, dei ministeri coinvolti nelle aree interne e della Regione Piemonte, che verranno sul territorio a discutere proprio con i rappresentanti dell'Unione Montana e con alcuni rappresentanti del nostro territorio, a discutere e a conoscere sul posto la realtà che noi cercheremo di rappresentare oggi. Agganciare questa opportunità è assolutamente fondamentale per il nostro territorio. Ricordo che l'altro territorio che è è candidato all'interno della Regione Piemonte è il territorio della Valmaira, un territorio che sicuramente ha tutte le caratteristiche per poter essere individuato come area interna. Noi riteniamo che il territorio che noi proponiamo sia pronto però per essere valutato in maniera positiva dalla Commissione che riceveremo la prossima settimana. È una sfida importante, una sfida determinante, una sfida alla quale ci sentiamo pronti e che come giunta, perché all'interno del documento programmatico è citata anche questo tipo di sfida, come giunta siamo pronti per affrontare le sfide che ci vengono poste da questo importante obiettivo. Io, se ci sono interventi da parte di qualcuno dei candidati, che vanno magari integrare qualcuno dei punti. Sì, forse un po' più la presidente, per passare da me, però. Grazie. Dico che mi ha anticipato il candidato a presidente che, visto il documento programmatico molto scarno, ma questo è dovuto anche al fatto, devo dire la verità, che probabilmente non c'è stato nemmeno il tempo per elaborare, visto anche le scadenze che ci sono in essere, un documento programmatico più dettagliato. Mi fa piacere che l'Unione dei Comuni parte col piede giusto, con una giunta unitaria, nel senso non ci distinguiamo tra
le parti politiche, perché sarebbe assurdo e sarebbe stato una cosa, secondo me, che non rispecchia la formazione dell'Unione dei Comuni. Ecco, se l'Unione dei Comuni dell'Ossola non è non ha avuto quell'input in questi due ultimi due anni, da quando è stata formata, non è, sicuramente sarà per il fatto che la legislazione è un po' lacunosa, ma soprattutto dal mio punto di vista la mancanza di volontà di farlo operare, anche perché c'era in essere una comunità montana, sarebbe stato un doppione. Però si poteva già negli ultimi due anni fare qualcosa di più concreto, ecco, e far funzionare l'Unione dei Comuni. L'Unione dei Comuni è dal testo unico del 92 che sono previste, per cui non è una cosa, è ovvio che poi con passare degli anni la modifica epocale che stanno subendo gli enti locali ha portato a un continuo generarsi di norme che ancora oggi non sono molto chiare. Devo dire la verità, io auguro appunto a questa Unione dei Comuni di operare nel più breve tempo possibile e di risolvere i numerosi problemi che la nostra terra ha. Avrei preferito personalmente un'Unione dei Comuni più ampia. Purtroppo riesco a capire, non ci sono le condizioni, ma soprattutto non c'è stata la mentalità nel capire e la lungimiranza che le cose e gli enti non sono più quelli di ieri, non dell'altro ieri, di ieri. Noi andando avanti sappiamo che ci sono questi cambiamenti epocali e lasceranno il segno, ma noi amministratori dobbiamo avere una mentalità aperta nel non farci imporre le cose, ma studiarle e programmarle per tempo. Per quello che dico, se già due anni fa con la prima Unione dei Comuni si fosse lavorato ad arrivare in questo momento con l'Unione dei Comuni, non dico totalmente funzionante, ma che funzionava, che c'era qualcosa, oggi non saremmo qui a dover partire da zero. Però rimbocchiamoci tutti le maniche e andiamo avanti, perché il nostro territorio ha bisogno dell'Unione dei Comuni, ma per non solo sopravvivenza, e per far capire che la popolazione di montagna ha delle esigenze impellenti. Mi sto riferendo alla sanità, ma ci sono altri problemi. Questa crisi ha colpito tutti, ma il tessuto economico e sociale pian piano si sta sfaldando. Quante aziende hanno chiuso, quanti disoccupati, i nostri giovani, cosa, che futuro abbiamo ai nostri figli. Per cui il mio appello è quello, lavoriamo, facciamo in modo che questa Unione dei Comuni dia delle risposte ai nostri cittadini, ai nostri abitanti, perché altrimenti avremmo fatto un ulteriore passo falso e avremmo, diciamo, avallato la tesi che gli amministratori contano poco e non sanno fare gli amministratori. Io sono dell'avviso, visto anche la composizione di questo consiglio, che abbiamo la possibilità di farlo, far qualcosa di buono per la nostra terra. Lo facciamo e devo dire il mio voto favorevole alla giunta e al programma. Ovviamente chiedo che vengano al più presto anche fatte le commissioni consigliari per dare un aiuto agli assessori, per fare in modo che si veramente questa Unione dei Comuni faccia credere quelli che non ci credevano, perché io sono d'accordo che i quattro grossi comuni non potevano anche non far parte dell'Unione dei Comuni,
ma il fatto che ne fanno parte è che c'è la volontà da parte loro, che se si è uniti magari i problemi riusciamo a risolvere. Se ognuno va per conto suo e pensa al proprio orticello, non risolviamo né i problemi del nostro orticello né i problemi in generale della nostra ossa. Per cui ti auguro buon lavoro alla Giunta, al Presidente e al Consiglio dell'Unione. Ringraziamo il consigliere Sgro, ha chiesto la parola al rappresentante della Navasici della Futura, mi ha la facoltà. Io ringrazio il consigliere Sgro e quello che sto per dire non lo dico al consigliere che chiaramente sa qual è l'esatta situazione, ma più che altro anche a chi è in sala. E, diciamo che io sono stato testimone dell'evoluzione, così come molti altri, della precedente, quella originaria comunità montana, a quella 38, alle attuali unioni. E non per trovare giustificazioni di sorta, ma vi è una problematica tutt'oggi aperta su quali siano le competenze delle unioni. Quindi in questo anno e mezzo direi la vera difficoltà delle unioni è stata duplice. Da un lato l'esistenza, la permanenza delle comunità montane che hanno continuato e continuano tuttora a svolgere le funzioni assegnate dalla regione con relativo personale e relative risorse economiche. Dall'altro lato, e quindi conseguentemente sussistendo questo status quo e non essendo assegnate funzioni specifiche da parte della regione alle unioni montane, le stesse dal punto di vista diciamo regionale difficilmente avrebbero potuto esplicare la loro attività. Non avevano le funzioni, non hanno le funzioni, non hanno il personale, non hanno le risorse a tutt'oggi. Dall'altro lato le funzioni comunali sono state oggetto di un successivo rinvio da parte del legislatore statale che ha consentito, diciamo, finora che molte di tali funzioni potessero non essere assegnate dai comuni alle unioni montane, alle unioni in generale, specificamente a quelle montane. Anche in questo caso quindi non si è potuto lavorare su questo fronte, peraltro ci si è preparati su questo fronte. E diciamo che questa comunità montana ha continuato in accordo con l'Unione, che comunque è sempre esistita sotto traccia, per alcune funzioni prettamente comunali. Faccio un esempio, la Commissione Valanghe o la Commissione del Paesaggio hanno continuato ad essere in capo alla comunità montana. È vero, avrebbero potuto già essere assorbite dalle unioni, in particolare da questa, ma ribadisco, permanendo lo status quo, era forse normale, più corretto che le cose restassero così. Segnalo peraltro che l'opportunità che ha rappresentato il candidato presidente, quella che noi abbiamo definito Ossola 2030, è frutto peraltro esclusivamente dell'Unione e non della comunità montana. E oggi diciamo ci insediamo ufficialmente, già domani stesso c'è il convegno preparatorio, il 19 ci sarà l'incontro con la commissione interministeriale, diciamo che raccogliendo anche l'augurio, quanto poteva essere fatto, sicuramente poteva essere fatto di più, non discuto, ma mi viene difficile pensare a funzioni che continuano ad essere esercitate dalle comunità montane. Questa situazione posso anticipare, permarrà sicuramente fino a dicembre, perché indicazioni regionali sono che i commissari verranno prorogati fino a dicembre. Posso dire che anche il passaggio del personale sarà probabilmente un problema, non tanto per il passaggio in sé quanto per i tempi, e quindi anche probabilmente per questo che si arriverà fino a dicembre, perché è più facile una transizione nel mese di gennaio, presumibilmente. Però chiudo dicendo ancora questo, che invito anche tutti, oltre che gli amministratori e anche il pubblico presente, a partecipare all'incontro di domani a Bologna. Non sarà possibile purtroppo presenziare a quello del 19, perché sarà una commissione, un incontro a porte chiuse,
però mi piace rilevare che io faccio l'amministratore locale da 11-12 anni e io in tutto questo tempo non ho mai potuto, ahimè, immaginare una programmazione che andasse al di là del quotidiano o comunque sia veramente a breve termine. In questi mesi sono susseguiti una serie di incontri, prima tra di noi, poi con operatori del territorio, e spingersi, sembra quasi ardito, come dovrebbe essere la normalità, a poter immaginare quello che sarà lo sviluppo locale, i trasporti, la sanità e la scuola. Il progetto aree interne prevede il 2020, ma noi abbiamo immaginato il 2030, credo che sia forse la migliore opportunità che ho avuto in tutti questi anni. A prescindere da quello che sarà il risultato, che io auspico positivo, dico dell'incontro con la Commissione, il prodotto finito, cioè questo, non saprei come definirlo, questo libro bianco, il lavoro che è stato fatto, il riassunto del lavoro che è stato fatto e che verrà condensato il 19 e che avrà comunque una diffusione, immagino, nei giorni immediatamente successivi, questo è quello che gli amministratori locali che compongono quest'Unione, che comunque sia la più grande dell'Ossola, è come questi amministratori immaginano l'Ossola nel 2030. Non sarà un processo facile, di questo lo vedrete nei prossimi giorni. Ci sono alcune scelte importanti fatte anche dagli operatori locali in materia di sanità, in materia di scuole, in materia di trasporti. Non sarà facile, ma credo che sia stata trovata siano state rilevate le criticità, ma sia anche stata data finalmente una possibile soluzione a quelli che sono i problemi che riguardano l'osso. Grazie. Grazie a lei, Cigliara Fulgosi. Ha chiesto la parola il sindaco di Bologna, anche l'onorevole Enrico Fulgosi. Grazie, signor Presidente. Ma innanzitutto un augurio di buon lavoro al Consiglio, a quelli che siedono in questa assise e al candidato presidente che fra pochi minuti auspico che potremo confermare alla guida di questo ente, di questo che potremmo definire un nuovo inizio. Il dibattito, i contributi che hanno dato il sindaco di Villa d'Ossola, la collega Sgro, il sindaco di Ornavasso hanno focalizzato alcune tematiche che si legano sostanzialmente all'esigenza di una chiarezza normativa. È vero, in questi anni che ci siamo lasciati alle spalle si è spesso navigato nella nebbia e credo che questa condizione dia ancora di più merito all'intuizione che è stata voluta nonostante le difficoltà, le incomprensioni e le partigianerie, di riuscire a costruire un soggetto istituzionale che potesse aggregare e tenere insieme il territorio ossolano anche nel momento in cui la legislazione regionale spingeva in direzione esattamente opposta. Quell'intuizione oggi ha bisogno di una sua concretizzazione partendo da alcuni capisaldi che cominciano ad esserci. In qualche misura potremmo dire che la nebbia ha cominciato a diradarsi e una direzione di marcia comincia ad essere chiara. Mi verrebbe da dire, parlando col collega Sgro, era quella che in queste sale avevamo tanti anni fa, c'era anche la sindaco di Pieve Vergonte allora in altre funzioni, 19 anni fa avevamo immaginato, era già una direzione di marcia, era la direzione di riuscire ad integrare dal punto di vista funzionale sempre di più le nostre amministrazioni nella consapevolezza, allora che era l'elemento col quale riuscire ad intercettare risorse ed opportunità.
oggi nell'era della crisi è la condizione per assicurare un futuro alle nostre comunità locali. Dicevo che si inizia a intravedere un percorso perché sia del livello nazionale che dal livello regionale abbiamo qualche certezza in più. Dal livello nazionale la legge Delrio ha chiarito alcuni aspetti che ci obbligheranno anche a mettere mano al nostro statuto e quindi al nostro documento, definendo gli aspetti anche operativi e soprattutto rimandando all'autonomia statutaria rispetto alla quale questa unione è stata, come dire, in anticipo, le modalità con le quali organizzare una rappresentanza di territorio che sia in grado di garantire una presenza di comuni grandi, comuni piccoli, vallate, fondovalle e quant'altro. La seconda novità è di questi giorni, a seguito dell'applicazione concreta di questa legge, l'avvenuto accordo in sede di conferenza Stato-Regioni che porta con sé un DPCM sull'attribuzione delle funzioni tra province e unioni di comuni, con l'impegno delle regioni assunto in questa sede di legiferare entro il 31 di dicembre in questa direzione. E quindi io credo che essere presenti nel dibattito che si aprirà dalla settimana prossima nel nostro territorio su quali debbano essere le competenze e le funzioni della provincia che ha autonomia amministrativa in materia di politiche di sviluppo della montagna, di politiche transfrontaliere, e le funzioni delle unioni montane dei comuni, significa essere presenti con una propria soggettività e io penso anche con una propria capacità di stare al tavolo e di esprimere delle richieste, delle prospettive e anche di ottenere delle garanzie. Contemporaneamente stanno avanzando una serie di misure rispetto alle quali sarebbe stato, io dico, delittuoso non avere un soggetto operativo. È stato citato prima il progetto Aree Interne, che, voglio dire, colleghi, non è soltanto un elemento per conseguire un primo step di finanziamento, che pure sarebbe un obiettivo già di per sé meritevole di approfondimento e già di per sé smentisce chi in queste ore va dicendo che ci troviamo a Bologna solo per chiacchierare. Se 4 milioni di euro sono una chiacchiera, evidentemente abbiamo dei concetti diversi rispetto all'opinione. Ma non è solo questo il tema. Il tema è che qualora fossimo individuati come area sperimentale a livello nazionale nel programma Aree Interne, si aprirebbe un percorso sul periodo di programmazione 2014-2020 della Regione Piemonte e soprattutto riusciremmo a fare un ragionamento attorno alla riorganizzazione dei comparti della scuola, della sanità, dei trasporti, uscendo dalla logica dell'emergenza che è quella che fin qui ci ha obbligato a ragionare solo col corto periodo e solo col corto respiro. In qualche misura il tentativo che noi dobbiamo fare è quello di provare ad avere uno sguardo una volta tanto non sulla punta delle scarpe ma nella direzione di marcia a cui facevo riferimento in precedenza, dentro una contingenza oggettivamente complessa. Ma per rimanere ad un'altra questione molto concreta, ieri a Milano è stato chiuso l'accordo sul pacchetto transfrontaliero Italia-Svizzera fra la Regione Piemonte, la Regione Valle d'Aosta, la Regione Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano. Sono 100 milioni di euro che per il percorso, che è il periodo di programmazione 2014-2020, dovranno servire per investimenti connessi con l'integrazione delle economie tra Italia e Svizzera. E Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno noi in questo territorio, visto che dipendiamo in larga misura in termini occupazionali dalla presenza della Svizzera. Bene, avere un'unione significherà, se volete una cosa banale, che fin dalla prossima riunione sul piano di riparto dei fondi frontalieri ci sarà un nostro presidente, un nostro rappresentante e non ci andrà un commissario.
e lì cominceremo a mettere le radici rispetto a quei percorsi che venivano citati in precedenza molto opportunamente e che ci possono consentire di trovare dentro quella direzione, quella strategia a cui facevo riferimento, una concretizzazione rispetto anche all'allocazione di queste risorse, perché ricordo che con la chiusura delle comunità montane bisogna anche decidere che fine faranno i ristorni dei fondi frontalieri e quindi la presenza delle unioni costituite formalmente attesta un diritto che i comuni possono rivendicare in un quadro di negoziato con la Svizzera, che come sapete è molto complesso sotto questo profilo, perché rischiamo di avere meno risorse e possono anche essere allocate da altre parti se non siamo attenti rispetto a questa questione. Quindi su questo io penso che ci sarà bisogno, penso che la proposta fatta al consigliere Sbro di organizzarci in commissioni sia anche utile rispetto a questo percorso. Abbiamo bisogno anche di definire il lavoro delle scelte che si faranno con un obiettivo preciso che io mi sento di chiedere al Presidente e alla Giunta. Immediatamente dopo il loro insediamento, promuovere un incontro con le costituite unioni montane dell'Ossola, definire un'intesa sulla possibilità della suddivisione del patrimonio della comunità montana Valle Ossola e insieme andare in regione e sulla base di questo accordo chiedere che la regione deliberi per mettere da subito in condizioni le unioni di poter operare. Se ci sono delle situazioni impregiudicate, si faccia una sorta di conguaglio parallelo, si mettano dei diritti soggettivi in garanzie, ma non possiamo attendere che tutti i 550 comuni montani del Piemonte siano d'accordo per poter partire, altrimenti non partiremo più. Quelli che sono già in condizione di partire da questa sera, i comuni che rappresentano 56.000 abitanti su 72.000 dell'Ossola, sono in condizione di partire, vengano messi in condizione di poter operare, anche perché le scadenze della legge del Rio non sono più procrastinabili. Al 30 di settembre dovremo conferire ulteriori 3 funzioni tra convenzioni e unioni, entro la fine dell'anno dovremo conferirle tutte, c'è il tema della centrale unica di committenza, ci sono tutta una serie di questioni che coinvolgono anche un'aggregazione dal punto di vista dei centri di costo, e non entro nel merito come dire, delle esplicazioni, che ci dicono però che una volta ottenuta questa possibilità di operare, i nostri comuni potranno trovare in questa sede il luogo corretto per articolare in maniera appropriata e funzionale i servizi e attivare quelle politiche di sviluppo. Dopodiché i problemi, si sa, ci sono sempre, stiamo vivendo un momento di crisi molto complicato. Io vorrei dire ai nostri colleghi e un po' a tutti, insomma, di questo territorio, che gramscianamente noi dovremmo un po' sostituire il pessimismo della regione e l'ottimismo della volontà, perché l'ottimista davanti ai problemi cerca sempre una soluzione e il pessimista davanti ai problemi trova sempre un ostacolo. Se ci sforziamo di cercare una soluzione, magari i problemi li risolviamo. Se troviamo sempre un ostacolo, i problemi rimarranno lì e noi con loro andremo dietro. Quindi io credo che questa sera siamo in condizione di poter avviare questo percorso. Fatemi dire ancora una parola. Condivido molto l'osservazione fatta da Sgro. L'unione dei comuni si chiama unione non a caso. Deve essere il luogo nel quale le amministrazioni comunali, prescindendo dalla loro ispirazione politica, trovano un minimo comune denominatore per lavorare insieme. L'unione dei comuni non è Montecitorio. Il limite delle comunità montane è stato quello che noi riproponevamo all'interno delle assemblee delle comunità montane gli schieramenti politici nazionali, con il risultato di dividere inutilmente i territori e di mettere in condizioni comuni di non lavorare anche quando hanno dei bacini omogenei.
Questo è un tema che l'Ossola ha pagato carissimo in termini di arretratezza e in termini di mancata capacità di anticipare i processi che oggi stanno arrivando. Allora noi abbiamo davanti due scelte: o ce li facciamo cascare in testa definitivamente o li guidiamo questi processi. Per guidarli serve uno spirito unitario, che è alla base di questa proposta che il presidente candidato oggi ci fa e che io credo sia la condizione con la quale insieme, lavorando, confrontandoci, perché nessuno ha la verità rivelata in tasca, riusciremo a trovare quel necessario ed indispensabile punto di convergenza per affrontare queste sfide. Grazie. Grazie onorevole Borghi, è questa la parola al sindaco di Pirineale, Sandro. Senti, difficoltà perché mi hai tolto le parole di bocca, praticamente adesso non so più cosa dire. No. Innanzitutto volevo fare un augurio al candidato presidente, a tutta la giunta, e dire due parole da giovane amministratore. Io non ho, per cause anagrafiche, la memoria storica di Borghi e Sgro, perché 19 anni fa io avevo 9 anni e quindi non posso addentrarmi nei ricordi del genere. Ma quello che mi piacerebbe tra 19 anni è arrivare a dire: guarda, 19 anni fa ce l'abbiamo fatta, siamo partiti con un gran progetto, ci ridevano dietro in parecchi, ci prendevano per i soliti che tanto fanno un mugnone, uno scatolone vuoto, e invece ce l'abbiamo fatta. Io voglio collegarmi alle parole anche di Fausto, condivido pienamente che una giunta unitaria in un momento del genere, senza schieramento politico, comunque senza stare a guardare troppi colori che ognuno porta a livello politico, è necessaria, è doverosa, e mi fa piacere che anche Enrico, che è un autorevole esponente di un partito ed è un onorevole, ha detto le parole che ha detto prima. Per questo motivo io penso che dobbiamo lavorare tutti assieme, io e Fausto, tanto per intenderci, in comune siamo uno sindaco e l'altro capogruppo della minoranza. Qui per me, Fausto, sei come tutti un consigliere, e penso che non ci debba essere in questo momento una maggioranza o una minoranza, neanche adesso non c'è Piero Magistris, ma per quanto mi riguarda lo stesso deve valere per lei. Dobbiamo essere un gruppo che lavora tutto assieme e che faccia qualcosa di buono per l'Ossola e per il nostro territorio, a prescindere dai vari campanilismi a cui siamo purtroppo abituati. Il percorso di costituzione dell'Unione è stato sicuramente anche tortuoso, magari sono state delle divergenze, qualche idea confusa, qualche dubbio legittimo, oserei dire, però siamo arrivati alla fine a trovare una quadra, a trovare un'intesa, e penso che adesso la palla sia in mano nostra. Dobbiamo crederci. Io sono un ottimista di natura e, come diceva Enrico, condivido che secondo me a essere ottimisti si superano dei problemi che, pensando sempre male, non si affronterebbero nemmeno. Per cui dobbiamo semplicemente crederci, lavorare tutti assieme e sperare di smentire quelli che non credono nel nostro progetto. Condivido anche che il progetto Aree Interne è un'occasione, secondo me, enorme. Io le cifre di cui sento parlare, evidentemente qualcuno avrà un'idea dei soldi diversa dalla mia, ma le cifre che girano mi sembrano qualcosa di importante che può soddisfare tutto il territorio, tutti i nostri comuni. Spero che vada in porto e niente, questo è un augurio che volevo fare al Presidente della Giunta. Rimocchiamoci le mani, crediamoci e buon lavoro a tutti. Grazie. Ci tengo anche a rimarcare quello che diceva Enrico, e l'auspicio che è emerso, che emerge dal dibattito di questa sera, lo sottolineava anche Sgro. La scelta che abbiamo fatto, ma di dare avvio a un impegno che è un impegno al quale bisogna dare delle risposte, c'è un'aspettativa da parte dei cittadini di questo territorio, quindi prendendoci la responsabilità, come ha fatto il sindaco di Villa d'Ossola, nel scegliere di presiedere questo consiglio, di presiedere la giunta, di essere diretto poi conduttore di questa missione, lui l'ha chiamata una missione perché effettivamente è così. Tutti noi siamo qua sapendo che non è che siamo qua perché
veniamo gratificati dal punto di vista non monetario, ma siamo qua perché crediamo nello spirito che avevano già creduto i comuni come Villa, come Domo. Riprendo quello che diceva appunto anche Marzio, perché i problemi dei nostri comuni, o dei comuni piccoli come il comune di Rivanella, i comuni montani, si superano solo se si ha una visione generale di quali sono i problemi e se insieme si decide di affrontare quali sono i problemi delicati di questo territorio. Le delusioni emergono, come si vede anche da quello che è apparso nell'articolo della stampa di questa mattina, dove anche i convegni che noi consideriamo invece estremamente importanti, come quello che si farà domani, proprio per l'obiettivo che ci proponiamo, perché l'obiettivo che ci proponiamo con il convegno è raggiungere appunto il risultato di ottenere poi il progetto, che è un progetto estremamente importante, proprio perché è proiettato per gli anni futuri. È stato definito l'Ossola 2030 proprio perché questo è l'obiettivo che ci proponiamo. È un obiettivo che vede in sé problemi generali di questo territorio, le criticità che ha questo territorio. Solo in una dimensione di questo tipo possiamo risolvere tutti i nostri problemi. Quindi l'impegno che ci siamo dati, questo impegno unitario, coglie anche le perplessità e deve soprattutto renderci responsabili per dare le risposte a chi lo testimonia, insomma, nelle sue dichiarazioni, considerando le dichiarazioni che dicevo di questo articolo, considerando che anche il convegno di domani è un convegno che sarà fatto solo di chiacchiere, no? E finisce per essere l'ennesima sterile iniziativa. Noi abbiamo preso un impegno perché non sia più così, proprio perché vogliamo dare risposte e sappiamo che la responsabilità per quello che rappresentiamo non è una responsabilità di poco conto. Io ringrazio soprattutto i colleghi che con me hanno preso, si stanno prendendo questa responsabilità, ma ringrazio soprattutto il sindaco di Villa d'Ossola che sopra e prima di tutto, no, si è impegnato in questo senso. Ringraziamo Giuseppe Colombo. Ci sono altri interventi? Voi conoscete tutti le vicissitudini che ha rappresentato il mio comune con la scelta quasi dantesca del grave chiudo da parte del sindaco di Domo d'Ossola. Però io voglio ribadire che politicamente Domo d'Ossola ci crede nell'Unione, ha deciso, per quanto anche stamattina sia stato definito pittoresco, di eleggere un rappresentante, che sarei poi io, Davide Bolognini, perché crede nel valore dell'Unione, proprio perché anch'io nella mia esperienza passata, quando facevo il rappresentante dei lavoratori, andavo spesso a Torino e quando domandavano quanti eravamo i lavoratori che dovevamo salvare, se dicevamo 50, 100, meno di una cooperativa che entra in Fiat. E allora io capisco cosa significa poi andare a trattare con quelli che hanno più numeri di noi, e ho sempre creduto che l'unitarietà e le riforme, il riformismo paghi in questo paese. E quindi per questa ragione io ho accettato quando mi è stato proposto, perché io ritengo che sia fondamentale che Domo d'Ossola, Villa d'Ossola, Crivola d'Ossola, Ornavasso, cioè i comuni che potevano non entrare per legge negli unioni, l'abbiano fatto. E questo noi ringraziamo Marzo perché anche lui è una figura riformista in questo senso, insieme anche a Domo d'Ossola aveva parlato poi di arrivare in un progetto, in un percorso a una fusione. Per questo noi siamo convinti che questa volta non possiamo fallire. Grazie. Io ringrazio tutte le persone che sono intervenute a supporto della candidatura mia personale come Presidente dell'Unione e soprattutto come, diciamo, a supporto di quello che è l'azione che come Giunta e come Consiglio ci proponiamo di portare avanti. Io ci tengo a ribadire il concetto che ha espresso bene Bolognini, cioè il fatto che i quattro comuni che sono entrati in questa Unione non avevano l'obbligo di entrare, ma hanno fatto di più. Hanno scientemente
deciso di sedersi a questo tavolo con pari dignità rispetto anche ai comuni piccoli, come giustamente citava il sindaco di Viganella. Viganella è un comune di poco più di 100 abitanti. Questi quattro comuni hanno scelto di essere rappresentati in questo consesso con pari dignità, quindi ciascuno di noi in questo consesso vale uno, e questo, diciamo, è stato frutto di approfondite riflessioni, meditazioni che ci hanno portato però a ritenere che fosse il modo migliore per giungere a quegli obiettivi che ci siamo prefissi, cioè di dare uno strumento di governo del territorio di area vasta che fosse finalmente in grado di dare le risposte che il territorio si aspetta da una classe dirigente come quella che oggi rappresentiamo. Io vi ringrazio davvero per la fiducia, sono convinto che oggi sono chiamato io al posto del sindaco di Domodossola, che comunque ringrazio per quello che ha fatto fin qui, per quello che ha rappresentato con il suo impegno. Oggi sono chiamato io a dare questo tipo di apporto, quindi assumere in prima persona un certo grado di responsabilità, ma sono altrettanto certo che qualunque altro sindaco, perché ricordo che la legge prevede che questo ente venga retto in termini di presidenza soltanto da un sindaco, quindi sono convinto che qualunque altro sindaco degli altri 19 comuni avrebbe potuto fare esattamente con pari dignità e con pari capacità quello che io sarei in grado di fare. Quindi immagino in un percorso futuro anche un certo avvicendamento. Io di certo e mi auguro non sarò legato dai miei piedi a questo tipo di carica, a questa poltrona, che è sicuramente impegnativa e che sicuramente assumo con tutta la il senso di responsabilità dell'incarico che questa sera mi auguro dopo la votazione verrà conferito. Grazie mille. Passiamo alla votazione del punto 3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Giunta, approvazione del documento programmatico ai sensi dell'articolo 8,3 e 14,3 dello Statuto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Approvato. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. La seduta è sciolta. Buonasera a tutti.